Oggi prepareremo la puccia salentina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, farina di tipo 00, olio evo, acqua, lievito di birra, sale e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero, il lievito. Ed azioniamo i bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo 00, la farina di tipo Manitoba, l'olio e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, dividiamolo in panetti da 150 grammi ciascuno e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Coprire e posizionare in forno spento a far lievitare per almeno 2 ore. Abbiamo ripreso l'impasto che viene lievitato, adesso dovremmo schiacciarli fino a formare un diametro di circa 15 centimetri. E lasciamo lievitare per altri 30 minuti in forno spento. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso le pucce, adesso le andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Le bucce sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Puccia salentina. Grazie e alla prossima ricetta.